Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come potete vedere ci ritroviamo nella schermata delle pool, quindi nella schermata dei draw, perché come notate in basso a sinistra abbiamo quel prisma illuminato che ci va ad indicare un banner limited. Quindi così come banner limit break, ovviamente e soprattutto i banner crossover sono dei banner limitati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sono dei banner che appaiono in questa occasione e che potrebbero riapparire in un futuro lontano. Tenete a mente questa cosa perché è molto importante da tenere in considerazione e sottolineare come un punto focale per quanto riguarda i consigli che mi sento di dare per i pull di questo banner. Innanzitutto, nella parte speciale abbiamo i tre banner free. O per meglio dire, abbiamo il primo banner free del volume 1, dove avremo la possibilità di ottenere un'arma 5 stelle garantita, e guardate quante armi fighe si possono trovare. Il daily pull, che è possibile fare ogni giorno a partire dalle 22, quindi dal reset ovviamente della giornata di Ever Crisis, e poi il crossover step up. Un crossover step up che, ragazzi, a me intriga tanto. Forse un loop lo faccio, forse un loop lo vado a fare, però non ne sono sicuro. Vediamo come va la situazione, perché in teoria praticamente con 9000 gemme si riuscirebbe a fare un giro completo. Quindi non è neanche tanto, ragazzi, 9000 gemme non sono tantissime. È vero che qui si parla di gemme rosse e quindi bisognerebbe comprarle, per cui su questo sono assolutamente d'accordo. Però per la quantità di roba che ti consentono di ottenere, 9000 gemme non sono tante. Ripetute per due sarebbero 18, quindi su questo ovviamente lo sappiamo, però fa molta gola. Questo step up fa veramente molta gola. Io ci sto pensando, ci sto letteralmente pensando ad investire su questo crossover. Vediamo, sono molto, veramente molto indeciso, sono molto combattuto ancora e vediamo come va la situazione. Successivamente parlando, qui invece abbiamo un banner speciale dove è possibile inserire le armi wishlist che avranno una percentuale di uscita più alta. Ovviamente non ci sono featured, ma soltanto armi wishlist e armi non in wishlist. Questo è un banner che sicuramente non consiglio a nessuno, perché è un banner che vi serve solo a spillare gemme. Proprio non ve lo consiglierei proprio. Mentre invece per quanto riguarda il banner crossover, abbiamo ovviamente 10 premium ticket che ci sono stati dati dalla live giapponese, ma la cosa di cui dobbiamo assolutamente parlare sono i personaggi di Zack e di Cloud, che giustamente ottengono un'arma e un costume crossover molto molto particolari. Partiamo da Cloud, che è quello, anzi partiamo da Zack, che è quello più scontato e quello che sicuramente già sapevo sarebbe stato così. Infatti Zack, come potete vedere, skin con boost attacco fisico e Levin Blade Arcanum, ovvero la possibilità di fare il 35% di danni in più con attacchi di tipo tuono, e già la sua arma fa un sacco di danni, più la possibilità di fare 1.2 danni in più se si possiedono il 70% degli HP. Quindi capite già che Zack comunque come DPS tuono è decisamente forte. Però vi ricordo che questo è un banner crossover, ovvero banner limitato, ovvero banner che o pullate tutto adesso o chissà quando rivedrete. E questo è un concetto molto difficile da spiegare, perché tutti magari pensano che questo è un banner che potrebbe riapparire presto, ma non è così. Non è assolutamente così, ragazzi, quindi veramente fate attenzione se volete investire su questi banner, perché sì, sono buoni, sono anzi ottimi, oserei dire, però sono limitati. Quindi o avete la possibilità veramente di sfondare il banner e prendere tutto quello che vi serve, oppure è solo uno spreco di gemme. Proprio ve lo dico chiaro, soprattutto se giocate da free to play, può rappresentare uno spreco di gemme. Mentre invece l'arma di Zack, come prevedibile, abbiamo un boost attacco fisico e un boost lightning, con una partenza di base, quindi senza overboost e senza niente, di addirittura 520%. È tanto, ragazzi, è tanto. 520% come danno di base, più un arcanum e più ovviamente la possibilità di migliorare, è tanto.
È veramente tanto. Vi ricordo, infatti, come potete notare dalla descrizione, quando appunto gli HP sono al superiore al 70%, abbiamo l'1.2% di danni in più. Ed è tanto, una base di 520 è veramente tanto. Qui ovviamente abbiamo, vabbè, le stats, boost attacco fisico e lightning. Volevo vedere appunto per quanto riguarda l'overboost 6, arriviamo a 780. Non c'è ogni volta, porca miseria, la stella rossa, la prima stella rossa, per farmi capire, ma se da 520 passiamo a 780, che erano bene o male le cifre che vi ho detto io in live per chi c'era, è possibile che il primo step si passi a un 650 o comunque un 680. È probabile che con il primo overboost già si arrivi a 680, che è poco meno della Murasame full overboost 10, perché la Murasame full overboost 10 è 720, se non ricordo male. Quindi siamo praticamente già solo con la prima stella rosa in teoria a 780, che è più alto rispetto alla Murasame, e in più abbiamo anche il vantaggio dell'1.2. quindi portarla ad overboost 6 in realtà è fattibile, è molto fattibile, se devo essere sincero, per chi ha delle buone risorse è molto fattibile, però ovviamente sta a voi, perché ovviamente sta a voi. Per quanto riguarda invece le support materia, abbiamo ovviamente attacco fisico nei primi due slot e il boost di sigillo X nella terza, quindi abbiamo anche un boost sigillo di quest'arma e non è affatto male, quindi di per sé l'arma è molto buona. E in full poi ovviamente 940, che vabbè, overboost 10 è un qualcosa di spaventoso anche senza elemento, cioè 940% di danno come moltiplicatore è già altissimo di base, figuriamoci se gli aggiungiamo anche l'elemento tuono con un 1.2% di danni in più e la debolezza elementale dell'avversario. Ovviamente Zac overboost 10 contro un Cloud overboost 10 viene completamente divorato, cioè Zac se lo mangia Cloud, se dobbiamo dirla tutta. Però la domanda è: riuscireste a portarla ad overboost 10? Se la risposta è sì, allora sì, pullate assolutamente, non fatevi problemi e pullate e prendete anche il costume e otterrete comunque un DPS tuono di tutto rispetto, veramente di tutto rispetto. Mentre invece per quanto riguarda Cloud abbiamo una piccola gatta da pelare, perché Cloud tramite la Glavenus Armor ottiene boost di attacco fisico e il Physical Ability Mastery, quindi abbiamo praticamente un po' come Kuja con il costume da protettore, no? Col protector, cioè con il costume del Banner Limit Break, per chi se lo ricorda, ovvero la possibilità di effettuare il 15% in più di danni tramite le abilità fisiche. Questo ovviamente è una diciamo è un ability master, quindi è comunque una, diciamo, è un buff che stacca con il classico ability fisico, che se vi ricordate bene, appunto, noi all'interno del gioco abbiamo il boost ability fisica. Bene, quel boost ability fisica, che può arrivare fino al livello 7, può staccare con questo e raggiungere una percentuale, se non sbaglio, di 85% totale, perché dovrebbe essere 70, se non sbaglio, con... Oh, vabbè, ora lo andremo a vedere. Dovrebbe essere 70 più un 15%, solo che lo step 6 e 7 aumentano solo del 10%. Quindi se voi già arrivate al livello 5 di buff per quanto riguarda il danno di abilità fisica, conviene utilizzare la skin e basta, per guadagnare comunque un 5% in più. Se non riuscite ad andare oltre, se riuscite ad andare oltre, ovviamente è tutto di guadagnato. Costume molto, molto standard in realtà. Mi aspettavo un buff debuff duration in realtà, dato che comunque Cloud infligge difesa fisica down e porta comunque l'attacco suo aumentato, mi sarei aspettato un buff debuff extension. Invece hanno messo una mastery, che ci sta, fondamentalmente ci sta. Mentre invece la sorpresa più grossa è dalle armi. Abbiamo un boost HP e un boost abilità fisica, che se vedete la boost abilità fisica, come vi ho detto prima, ah no, arriva fino a un massimo di 80, ok, mi ricordavo 70 invece 80, però come potete notare fino allo step 4 e 5 abbiamo un incremento del 15%, arrivato al livello 5 abbiamo solo un 10%, quindi se non riuscite a ottenere punti tramite le refined abilities per passare dal 5 al 6 e quindi prendere questo 10%, se voi equipaggiate il costume guadagnate già un 5%, perché il costume vi dà comunque abilità fisica più 15, che stacca con questo buff.
Quindi se voi riuscite ad arrivare addirittura a livello 7, arriverete al 95% di danno fisico in più, che è veramente tantissimo, proprio letteralmente tantissimo. Ma se non ci arrivate, state sereni, perché avrete comunque un guadagno, cioè due step fondamentalmente, potreste anche saltarli e nonostante tutto guadagnarci. Quindi non è male come ragionamento. Ma non mi aspettavo che la refined ability della nostra arma fossero gli HP. Hanno messo un'arma con boost HP e boost abilità fisica. È un'ottima combinazione di refined. Gli HP sono sempre utili. Quindi avere comunque un'arma che ti boosta gli HP e boosta abilità fisica con questo potenziale non è da sottovalutare. Ma ovviamente, ragazzi, grazie al K mi verrebbe da dire, stiamo parlando di un banner crossover. Non potevano mettere roba scadente, non potevano mettere roba scarsa. Cioè, è ovvio, è assolutamente ovvio. Devono attirarti nel bait, devono attirarti nel farti pullare le gemme. Questo è un banner della Madonna, proprio letteralmente, ragazzi, c'è poco da dire. Ma ricordiamoci che deve anche uscire Tifa e deve anche uscire Eris. Quindi se i presupposti sono questi, possiamo esserne abbastanza soddisfatti. Perché abbiamo una base di 530% di danno fisico senza overboost. Ed è tanto. 500% col fatto che abbiamo critico al 10%. E inoltre abbiamo la difesa fisica ridotta a mid, quindi di due livelli. Successivamente la max potencies è mid, come appunto vi avevo già preannunciato in live, e poi se i nostri HP sono del 50, sono al 50% superiori, incrementiamo anche il nostro potere d'attacco a mid, quindi di due livelli, come vi avevo già preannunciato in live. Con il primo overboost, in questo caso, abbiamo la difesa fisica che è sempre ridotta mid con max potency mid, ma l'attacco fisico va già in AIG. Cioè con la prima stella rosa il potenziamento dell'attacco va in AIG e prendiamo 740%, quindi da 530 a 740 penso che avremo un 680 o comunque 660 con la prima stella rossa. E non è male, non è affatto male, non è affatto male. Ma con la prima stella rosa si fa la svolta, perché prendiamo praticamente il potenziamento d'attacco fisico high da subito, e invece a full mentre invece a full overboost aumentiamo solo i danni. Quindi la difesa fisica rimane mid, che secondo me ci può stare, perché per tutto quello che fa l'arma secondo me ci può stare. Se avessero messo mid high possibilmente sarebbe stata troppo rotta, mentre invece per quanto riguarda infatti sì, max potency mid aumentano soltanto la durata e l'estensione fondamentalmente con l'overboost 10, che ci può stare, ragazzi, e per tutto quello che fa l'arma ci sta. Non potevamo chiedere di più. Già, ragazzi, con l'overboost 6 abbiamo un high sull'attacco fisico up. E io anzi avevo predetto un mid high che poi sarebbe diventato doppio high. Invece qui hanno anticipato i tempi. Quindi clap ad Applibot, che comunque ha messo l'arma ad un livello giocabile. Perché secondo me alla prima stella rosa, overboost 6, possa essere una percentuale decente per ottenere quest'arma. Cioè proprio se voi volete pullare, ragazzi, la minima stella che dovete ottenere sull'arma è la prima rosa, letteralmente è proprio la minima, non potete andare più sotto. Cioè se non riuscite a trovare almeno fino a overboost 6, levateci mano, come si suol dire. Cioè non pensate neanche di pullare. Se invece riuscite, o comunque pensate di riuscire ad arrivare ad overboost 6, allora sì, allora investite, vi conviene tanto, perché sono veramente degli ottimi banner, cioè è veramente un ottimo banner e sono veramente due ottime armi. Per quanto riguarda invece qua, ragazzi, c'è la sorpresa più grossa, perché support materia abbiamo attacco fisico nel primo slot e attacco fuoco. Abbiamo il boost fire del 30% sul secondo slot, quindi non solo possiamo fare un'ottima build per quanto riguarda i danni non elementali, ma possiamo anche mettere un pizzico
di diciamo di build fuoco per aiutare magari con appunto i mostri deboli al fuoco. E con tutta questa percentuale che noi possiamo fare di riduzione attacco, diciamo di riduzione difesa e incremento attacco, non dico che sia forte quanto un Arcanum, ma ci si avvicina tanto. Perché mettere un Fire a Blow all'interno di questo slot, col nostro Ability Potencies fisica, in più ovviamente la riduzione e il potenziamento dell'attacco fisico, si fanno dei bei danni, si faranno sicuramente dei bei danni. E poi sigillo addirittura, sigillo circolare addirittura come ultimo slot, quindi è veramente un'arma incredibile questa. La Glavenous Sword è veramente incredibile, come utility può veramente diventare l'arma secondaria permanente di Cloud, perché quest'arma ti permette praticamente di sfruttare Cloud in tutto il suo DPS e tra l'altro come refined da HP e abilità fisica, quindi molto più utile di un Hard Edge e anche molto più utile di una Buster Sword. Questa potrebbe veramente diventare l'arma secondaria fissa di Cloud, se avete un Cloud ovviamente DPS fisico. Perché in qualsiasi build voi giochiate, che possa essere una build fuoco, una build tuono, una build ghiaccio, quello che volete, questa è un'arma secondaria da Dio. Potete tranquillamente utilizzarla come arma secondaria fissa. Se poi ovviamente vi interessa fare un personaggio non elementale, è ottima o comunque va benissimo anche come arma principale. E col fatto che voi attaccherete sempre, vi boosterete l'attacco fisico in maniera perenne, in maniera permanente. Cioè, ragazzi, non so se riuscite a capire quello che effettivamente quest'arma è in grado di fare. Cioè, la Glavenous Sword in termini di utility è spaziale. È veramente spaziale. E portarla comunque ad overboost 6 è la cifra consigliata. Cioè, vi consiglio di andare almeno all'overboost 6. Se non riuscite ad andare all'overboost 6, ragazzi, rinunciate. Vi consiglio vivamente di rinunciare. Io sto seriamente pensando di andarci, perché è veramente un'ottima arma. È veramente, veramente un'ottima arma. Mi fa molta, molta gola. Molta, molta gola. Poi vabbè, questo è il banner che abbiamo ancora con Sephiroth, e qui il banner ticket che abbiamo appunto il 5 stelle. Tutti questi banner, ragazzi, io li pulirò in live stasera. Inoltre devo pensarci ancora per fare magari i due giri di crossover. Voglio vedere quanto mi verrebbe a costare, ma credo che se ne parli di tanti soldini, quindi forse un giro solo me lo posso permettere, due mi sembra un po' esagerato. Comunque vedremo, vedremo. Io non sono neanche tanto sicuro, perché voi sapete che i soldi da spendere devono essere sempre centellinati, ci sono anche altre cose più importanti su cui devo spendere, quindi direi che vediamo, ecco, mettiamola così, vediamo. Comunque veramente banner pazzesco, banner incredibile, ragazzi. Sia Zac che Cloud sono eccezionali. Io reputo Cloud migliore rispetto a Zac, semplicemente per una questione di generalità, quindi con una sorta complessiva. Anche se Zac in questo evento, per chi non ha Arcanum Tuono, vi permetterà praticamente di giocare in scioltezza. Letteralmente vi consentirà di giocare praticamente a occhi chiusi. Quindi, se non avete investito inizio gioco su Cloud, questa potrebbe essere un'ottima situazione per investire su Zac e renderlo come DPS elementale tuono fisico per chi non ha Cloud. Se avete Cloud, il mio consiglio è pullate su Cloud, ma per dargli praticamente l'arma definitiva. Cioè, questa per Cloud diventa l'arma secondaria definitiva ed è tantissima roba, quindi veramente tantissima roba. Comunque, credo di essermi dilungato anche troppo, spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate nei commenti e vi invito ancora una volta a venire live per magari discuterne insieme o addirittura joinare su Discord. Vi ricordo che chi vuole partecipare alla Gilda o chi comunque vuole iniziare a tastare il terreno, soprattutto io voglio vedere quanti siamo effettivamente, vi invito ad entrare su Discord, proprio perché ci sarà la sezione apposita della Gilda e quindi le comunicazioni e tutto ciò che riguarda il gruppo verranno messe lì per comunicazioni, diciamo, più rapide e più efficienti che posso dare a tutti da subito, va bene? Quindi io vi aspetto sia in live o comunque su Discord. Vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video vi sia stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!